Dopo più di 100 anni il Santos è retrocesso. Oggi quindi siamo qui per ricostruirlo insieme. Benvenuti in una nuova rebuilding. Purtroppo sul gioco il Santos non c'è e quindi l'ho creato io. Eccolo. Ho creato e modificato anche il miglior giocatore della vita reale del Santos, ovvero la prima punta che vedete lì, Leonardo. È un classe 2003 e ha un talento spaziale. Oggi siamo qui per ricostruire questa squadra con l'obiettivo di vincere la Champions League. Sì, avete capito bene, la Champions League, perché purtroppo su questo gioco non c'è il Santos e non c'è neanche il campionato brasiliano. Ovvero, c'è, però non è possibile utilizzarlo in una carriera. Di conseguenza ho messo il Santos in Serie A. Non vi preoccupate, il progetto è comunque lo stesso. L'obiettivo è quello di costruire questa squadra comprando solo talenti brasiliani. Ho già in mente dei nomi incredibili. Mi raccomando, date fiducia a questo video perché verrà fuori una squadra pazzesca con dei giocatori molto interessanti che poi potrete usare anche voi per le vostre carriere. Io vi invito però fin da subito a lasciare un bel mi piace per supportare questo video e magari per avere il prima possibile sul canale un'altra rebuilding. Magari consigliatemi qui sotto nei commenti una squadra che nella vita reale sta andando male e che quindi necessita di una rivoluzione. Non perdiamo tempo, quindi iniziamo subito a lavorare su questa squadra. Abbiamo un budget di 50 milioni per poterla migliorare ulteriormente. È una squadra comunque già abbastanza interessante, con la punta di diamante Leonardo. Ve lo faccio vedere meglio, eccolo qui, Marcos Leonardo, brasiliano, è un ATT, però può fare anche la T, 19 anni, classe 2003, brasiliano, ovviamente 77 di valutazione di partenza, mostra un ottimo potenziale. Ovviamente con i preparatori atletici e con i piani di crescita potrebbe, barra dovrebbe, diventare uno dei migliori al mondo. Come potete vedere, la nazionale è la stessa per tutti, sono tutti giocatori brasiliani e, come ho detto prima, anche il calciomercato sarà basato su questa nazionale. Io direi di non perdere tempo e di iniziare subito con il calciomercato in entrata. Allora, la mia idea è quella di non fare il calciomercato in uscita, ma magari di inserire come contropartita i giocatori che non rientrano nei nostri piani. In questo caso abbiamo Luis Enrique, che è un esterno destro interessantissimo del Betis, che ha un valore di circa 25-30 milioni se non erro. E noi in quella zona chi abbiamo? Nessuno. Abbiamo Marco Sorrentino, brasiliano, signori, Marco Sorrentino, brasiliano, 11 milioni di valore. Possiamo metterlo come contropartita sperando che il Betis sia interessato a lui. E vicino ci posso mettere la bellezza di 15 milioni. Vediamo un po' se accettano questa offerta. Vogliono 27 milioni secchi senza nessuna contropartita. Abbasso un pochettino, 24 più clauso del 15%, 28,1. Niente, attenzione massimo, ho provato a limare ancora un po' il prezzo, però non ci sono riuscito, quindi va bene così, mi accontento. Dovrebbe valere circa 25 milioni e lo stiamo pagando 28. Non è il contratto in scadenza, quindi secondo me è comunque un ottimo prezzo. Il secondo giocatore che voglio comprare gioca nel Vicente ed è Andrew, un portiere veramente molto molto interessante con il contratto in scadenza, con una clausola di 25 milioni che noi ovviamente non vogliamo pagare. Provo con uno scambio alla pari, Marco Sorrentino per il portiere, vediamo un po' se accettano o no. Non accettano, vogliono 11 milioni che è praticamente il valore di Sorrentino, però purtroppo nessuna squadra è interessata a lui. Provo con 10 milioni, vediamo un po', dovrebbero accettare, 10,4 a fare fatto, secondo acquisto. Terzo giocatore che voglio acquistare gioca nel Crystal Palace, 19 anni, trequartista che mostra un ottimo potenziale. Trattiamo subito con la squadra inglese, vediamo un po' che cosa ci dicono. Dovrebbe costare circa 3 milioni. Io metto come contropartita il portiere greco per sapere più o meno il prezzo. Vogliono 2,4 milioni più clausola, nella rivendita del 6%, a fare fatto, perché secondo me è fin da subito un buon prezzo. Come AS voglio andare su Washington, giocatore veramente molto molto interessante che gioca nel Chelsea. Lui è una prima punta, però può giocare anche a destra. Questo perché, come potete vedere, ha le caratteristiche dell'accelerazione, della velocità scatto e dell'agilità, che sono le caratteristiche principali di un'ala. Di conseguenza, forse addirittura potrebbe anche fare l'upgrade se è messo a sinistra. Non lo sappiamo. Comunque, trattiamo subito con il Chelsea. Anche in questo caso, il giocatore dovrebbe costare pochissimo. Infatti, metto il portiere come contropartita e con 2-3 milioni, secondo me, lo portiamo a casa. 2 milioni più clausola a fare fatto. Ultimo colpo di questo calciomercato, Arthur. È una DA che gioca attualmente nel Bayer Leverkusen. Anche in questo caso costa pochissimo, quindi lo possiamo prendere per un prezzo veramente molto basso. Metto il portiere Valentini come contropartita, vediamo un po' che cosa ci dicono, che vogliono 4 milioni e 1. Io accetto, accetto perché è già una buona offerta e quindi preferisco accettare subito per
perché a volte quando si tratta con la società addirittura mi chiede di più. È già successo diverse volte, quindi preferisco andare sul sicuro. Ho messo in campo la formazione e quindi possiamo fare un piccolo recap per capire un po' come siamo messi. Avevo ancora circa 10 milioni, però devo fare tutti quanti gli obiettivi e soprattutto devo comprare, devo assumere tutti quanti i preparatori atletici che sono fondamentali per far crescere i nostri giovani talenti. Questa comunque è la situazione, io non sono preoccupato, anzi sono molto contento di come ci siamo mossi. Lì davanti sono veramente molto curioso di vedere come se la cava questo Leonardo, e poi anche i tre dietro non sono male. Washington 2 settimane diventa una S, Frank è un 68 e Enrique è un 77. Ottimo il livello anche dei due mediani e dei due difensori centrali. Abbiamo ancora circa 10 milioni se non ero da investire, e voglio prendere prima tutti quanti i preparatori atletici per capire se c'è la possibilità di fare un altro acquisto, altrimenti per la prima stagione ci fermiamo qui. Voglio vedere se in Extremis riesco a fare uno scambio incredibile, perché voglio Nathan. Potremmo prenderlo però mettendo come contropartita un nostro difensore centrale, ad esempio questo Adriano Rodriguez che ha 31 anni, che quindi prima o poi va cambiato. Vediamo un po' se il Napoli accetta questo scambio alla pari. Hanno accettato questo scambio alla pari, quindi va bene così. A questo punto direi che siamo pronti per la simulata. Ho completato tutti quanti gli obiettivi e il budget è di 6 milioni. Con questa cifra purtroppo non riusciamo a fare niente di significativo, ma come dico sempre, comunque bisogna simulare con qualche milioncino, perché durante la stagione i rinnovi sono fondamentali per mantenere la panchina. Questa è quella squadra, l'obiettivo che ci chiede la società è quello di evitare la retrocessione, e secondo me noi abbiamo la squadra per raggiungere questo obiettivo. Non ci resta a questo punto che simulare. Vediamo però insieme le prime due partite, quella con la Lazio e quella con la Fiorentina. Due partite molto complicate. Con la Lazio pareggiamo 2-2 in casa e in trasferta invece perdiamo 3-1. Giustamente per noi la trasferta è una trasfertona, perché bisogna fare praticamente, bisogna attraversare tutto il mondo per andare a giocare a Firenze. Però anche i nostri avversari quando vengono poi in Brasile devono fare un viaggio lunghissimo, e quindi magari abbiamo pure buone possibilità di batterli e fare punti importanti. Simuliamo tutto, signori, ci vediamo direttamente alla fine della stagione. Vi aggiorno se ci sono delle novità importanti durante la simulata. 3 sconfitte consecutive, Frosinone, Verona e Salernitana. E la barretta, signori, non è più sul verde ma è sull'arancione. Perdiamo anche 4-1 con la Roma, perdiamo 2-0 con il Milan, quindi sono 5 le sconfitte consecutive. Pareggiamo 1-1 con l'Empoli, la situazione è veramente molto 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 critica. Diciamo però in extremis, anzi in extremis no, però vinciamo 3-0 con il Sassuolo, pareggiamo 2-2 con il Monza. Chiudiamo battendo l'Atalanta 3-1 e l'ultima gara contro il Napoli la perdiamo 2-1. Allora, via il dente, via il dolore, in campionato siamo arrivati. Siamo retrocessi, però è realistico. Però è realistico, porca di quella miseria. Siamo retrocessi, non mi hanno esonerato. Com'è possibile? Siamo retrocessi per davvero? Non ci credo. No, ragazzi, non ci credo. Non è possibile. 70 gol subiti. Porca di quella miseria, siamo retrocessi. Adesso è qui che si vedono i veri eroi. Perché c'è Valentino lì? Adesso è qui che si vedono i veri eroi. Voglio vedere quanti di loro retrocedono con noi. 85 per Enrique. Come cavolo abbiamo fatto a retrocedere con questa squadra? Dai! Allora, non capisco perché stia giocando tanto qui tutti quanti. Vabbè, questo qui l'ho dovuto prendere per fare l'obiettivo, lasciate perdere. Cioè, e meno male che l'abbiamo preso, perché secondo me grazie a questo obiettivo qua siamo riusciti a salvare la panchina. Comunque, cioè, allora, tutti scontenti. Ma perché sta giocando Valentini? Dove è finito il mio CDC? Io ho controllato le clausole, non c'erano, cioè le ho tolte quelle che c'erano. Dove è finito il CDC titolare? Mannaggia la miseria. Comunque, il nostro Leonardo ha fatto più 3, Enrique ha fatto un più 3 anche lui, no, non è vero? Vediamo da qui, Enrique ha fatto più 8. Porca di quella miseria. Jacobs qua ha fatto più 2. Lui ha fatto più 3. Marcos e Leonardo ha fatto più 3. Mostra comunque un ottimo potenziale ancora. E speriamo, signori, che gente come Enrique, Jacobs, Leonardo non si lamentino, diciamo, e che accettino di fare un anno di purgatorio insieme a noi. Statistica aggiornata: capocannoniere Washington che fa più 10. Ma no, ragazzi, più 10 per Washington. 15 gol per Leonardo. Comunque ha fatto anche 17 gol da AS, mamma mia. A meno che il gioco non l'abbia fatto giocare punta con Leonardo a sinistra, non si sa. Franca 6-4, Enrique 5-5, Arturo 2-0. Raga, siamo retrocessi come nella vita reale. Cioè, a questo punto sapete che vi dico, sono contento. Perché prima di iniziare questo video avevo il dubbio, no? Di iniziare dalla Serie B oppure dal campionato di massima serie, ecco, dalla Serie A. Alla fine ho deciso di startare dalla Serie A perché comunque l'obiettivo è quello di vincere la Champions, quindi non volevo appunto fare un video diviso in due parti. E invece mi sa che ci tocca dividerlo in due parti, perché cavolo, siamo retrocessi, quindi abbiamo
praticamente buttato una stagione. Il calciomercato però comunque l'abbiamo fatto, portando a casa anche dei giocatori molto molto importanti. Di conseguenza quest'anno secondo me non è tutto da buttare. Adesso la base è molto 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 forte, quindi in teoria dovremmo dominare il campionato di Serie B, in teoria. Seconda stagione appena iniziata, vediamo il budget a disposizione: 82 milioni. Come cavolo è possibile? Perché 82 milioni? Vabbè, comunque, cerchiamo un attimo di capire come siamo messi. Abbiamo bisogno per forza di cose di un CDC, perché non ce l'abbiamo. C'è Valentini messo anche fuori posizione. Voglio prendere João Gomes del Wolverhampton, 23 anni, CDC, può fare anche il centrocampista centrale, ha un valore di 16 milioni nella prima stagione. Adesso non sappiamo niente su di lui, provo a mettere Valentini come contropartita per sapere il prezzo. Vogliono 28 milioni e 7. Io accetto, ragazzi, non tratto neanche, perché il budget che abbiamo è veramente molto molto alto, quindi preferisco accettare questa controfferta del Wolverhampton. Almeno ci rendiamo le cose un pochino più complicate. Per quanto riguarda invece la corsia di sinistra, voglio andare su Nadia, ma in due settimane ovviamente diventa una SA. Stiamo parlando di Banderson, giocatore incredibile che attualmente gioca nel Monaco, ha un valore di 20 milioni nella prima stagione. Metto come contropartita il portiere per sapere il prezzo: 38 milioni e 9 più clausola del 10%. Allora provo a calare questa volta un pochettino, perché devo ancora fare gli obiettivi, quindi non voglio esagerare. Facciamo tanto i fenomeni, no? Io non ho bisogno dei soldi, poi veniamo esonerati. 38 e 9 però, con l'attenzione massima. E porca vacca, mi sa che mi tocca accettare. 36 e 9, vediamo un po' a fare fatto. Per 36 milioni e 9 ci portiamo a casa un terzino offensivo molto 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 importante. Tutti gli obiettivi sono stati completati e questa, signori, è la squadra per andare in Serie A. L'obiettivo è quello di centrale, ovviamente aggiungerei io la promozione diretta con priorità media, quindi stiamo attenti perché questa volta davvero rischiamo di essere esonerati meritatamente. C'è un miracolo che siamo ancora qui ad allenare il Santos. Questa qui comunque è la squadretta, ho fatto gli obiettivi, ho messo i piani di crescita, ho fatto ogni cosa, mi manca un budget di 8 milioni che mi servirà durante la stagione per fare tutti quanti i rinnovi. Simuliamo e ci vediamo direttamente quindi alla fine della stagione, sperando ovviamente di andare in Serie A. Ci stiamo avvicinando alle ultime partite della stagione, abbiamo il Pisa in casa e vinciamo 3-1, ed era questa l'ultima partita della seconda stagione. Allora la barretta è arancione, non si è praticamente mossa da lì, e secondo me, vedendo un po' come siamo andati, diciamo che possiamo dire che siamo in Serie A, anche perché non ci sono i playoff, quindi è impossibile arrivare settimi, ottavi con quella squadra. Andiamo subito a vedere infatti la classifica. Siamo arrivati primi con 100 gol fatti, 46 gol subiti, 92 punti. Campionato dominato. E ci mancherebbe. Con questa squadra, signori, con questa squadra, con Washington 86, Enrique 87, Gomez 82, tutti quanti stanno crescendo bene. Leonardo 82. Sono curioso di vedere le statistiche, perché io su Leonardo ci punto tantissimo. 40 gol. 40 gol per Marcos Leonardo, che si è preso una stagione per capire un po' la situazione e poi adesso ha fatto il devasto assoluto. 40 gol per un giocatore che esiste anche nella vita reale, un talento pazzesco. Franca 19-6, ha fatto più 4, Washington ha fatto più 8, mamma mia, solo più 8, l'anno scorso più 10, ora più 8, sta calando. Enrique più 2, 7-9, questo centrocampista qui, questo CDC, ha fatto 6-2, Gomez 6-7, Arthur terzino 4 gol, bravo, entrambi i terzini hanno fatto più 4, Nathan ha fatto più 3, tutti stanno crescendo bene. Sono contento, siamo retrocessi, quindi abbiamo praticamente fatto il percorso della vita reale del Santos. Quindi nella prima stagione siamo retrocessi, nella seconda siamo risaliti, e adesso è come se iniziasse ufficialmente il percorso verso la rinascita, ecco, del Santos. Avanziamo, iniziamo insieme la terza stagione, vediamo il budget e capiamo come muoverci. Budget per la terza stagione: 55 milioni a disposizione per migliorare la squadretta. Allora voglio fare un solo colpo e voglio prendere un centrocampista centrale. Il suo nome è Andrei, il suo cognome è Santos. È un giocatore molto molto importante che attualmente gioca nell'Atalanta addirittura. Mostra un ottimo potenziale, vediamo un po' che cosa ci dicono. È un giocatore che non dovrebbe valere tantissimo la prima stagione, però ci troviamo alla terza di stagione, quindi il suo valore potrebbe essere molto alto. E invece no, 17 milioni a fare fatto, non tratto neanche, va bene così. Sto facendo una super carrellata di rinnovi perché tutti i giocatori sono cresciuti e di conseguenza vogliono più soldi. Potrei anche trattare per offrire di meno, però signori, come dico sempre, la carriera è già molto 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 semplice e quindi cerchiamo di renderla un po' più complicata, ecco, facendo un solo acquisto, mettiamola in questo modo. Che poi alla fine il fatto di dare così tanto di stipendio a tutti è una cosa positiva. Vi faccio un esempio: se un giocatore, non lo so, si accontenta anche di 80.000 a settimana e noi siamo bravi, quindi
magari a dargli giusto 80.000. Tra due mesi quel giocatore, facendo più uno più due, è di nuovo scontento perché adesso, perché vorrà 90.000, 100.000. Invece facendo così gli diamo subito 140.000, così durante la stagione, anche se fa più 4, più 5, più 6, è comunque a posto, è comunque tranquillo. Quindi in realtà non è uno spreco di soldi, è una cosa intelligente, è una mossa giusta, corretta. Attenzione però all'obiettivo, signori, eh. Fortunatamente la priorità è bassa, però loro ci chiedono la qualificazione a una competizione europea. Non so se siamo in grado di raggiungere questo obiettivo, cioè la squadra è molto molto buona, ci sono dei giocatori importanti, però abbiamo visto che comunque in game, in Serie A, non sembra essere una squadra formidabile. Non lo so, magari mi sbaglio. Comunque questa qui è la formazione, il calciomercato è terminato, abbiamo ancora un budget di 15 milioni che utilizzeremo durante la stagione per eventuali rinnovi di contratto. Non ci resta a questo punto che simulare tutto, ci vediamo alla fine, sperando ovviamente di non essere esonerati. Ultime partite della stagione, 3-0 secco contro il Napoli. Mamma mia, signori, vinciamo pure con il Monza 2-1, chiudiamo la stagione con una sconfitta contro la Roma, e l'ultima partita in casa contro la Fiorentina finisce 2-2. Ok, allora, alti e bassi, tanti alti e bassi nel corso della stagione. Non so se abbiamo fatto una stagione addirittura qui tre sconfitte consecutive, non me ne ero accorto. Allora, non so se siamo arrivati in, non lo so, in Conference, in Europa League, la vedo veramente difficile. Vediamo un po', classifica settimi con 57 punti, oltre il danno, anche la beffa, perché in teoria la settima si qualifica ad una competizione europea, ma non mi hanno dato l'obiettivo, perché su questo gioco bisogna arrivare tra le prime sei. Quindi che cosa facciamo? E niente, fortunatamente la barretta è verde perché tutti quanti gli obiettivi li abbiamo completati, e attenzione alla profondità della rosa, perché l'anno prossimo avremo la Conference League, una competizione molto 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 pericolosa, perché ci fa perdere tanti punti in campionato. Per quanto riguarda invece la squadra, abbiamo Washington 92, madonna quanto sta crescendo Washington, Franca 83, Leonardo 85, Enrique 89, Gomez 79, non sta crescendo tantissimo, ha fatto forse più 4, adesso controlliamo, l'altro Gomez 84, no, Santos e Gomez 79-84, Nathan 82, Dzeko 82, il capitano, voglio vedere un attimo l'età del capitano, 31 anni, mi sa che l'anno prossimo ci conviene spendere tutto il budget per un grande difensore centrale, magari potremmo tentare con la rigenerazione di Thiago Silva per non prendere sempre gli stessi nomi, non lo so, vediamo. Comunque terza stagione che si conclude adesso con queste statistiche, capocannoniere Enrique 17 gol, Leonardo, signori, è il bomber della Serie B, cavolo, hai fatto 40 gol l'anno scorso, adesso me ne fai solo 15, anche Enrique ne ha fatti più di te, dai, Washington ne fa 13, ha fatto più 6, cioè questo Washington ha fatto più 10 la prima stagione, più 8 la seconda, più 6 la terza, adesso in teoria dovrebbe fare più 4, no? Se continua con questo ritmo. Frank ha fatto più 5, bravissimo anche lui, 5-4, voglio vedere la crescita di Nathan, più 1, e soprattutto la crescita di Santos che ha fatto più 4, è ancora un pischello molto 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 acerbo, 79, sì, ok, è comunque una buona valutazione, però a livello di carta è praticamente il nostro punto debole. Vediamo, vediamo come muoverci, io comunque un'altra possibilità di crescita gliela do, e poi soprattutto se prendiamo un centrocampista centrale più forte, Santos poi scala e diventa panchinaro, cerchiamo di migliorare quindi la panchina facendo calciomercato in questo modo. Anche per quanto riguarda adesso l'acquisto del difensore centrale, io non voglio cedere comunque Jacobs come cavolo si chiama, perché poi diventerà il primo sostituto, e averlo in panchina è un lusso veramente importante. Budget per la quarta stagione, 73 milioni da investire per prendere un difensore centrale. Allora andiamo a caccia subito della rigenerazione di Thiago Silva, sperando che sia forte, perché il nostro capitano è un 82. È difficile, molto difficile che la rigenerazione di Thiago Silva sia già sopra l'82. Cerchiamo comunque difensori centrali DC nazionale brasiliana con più o meno età 16-24, dovrebbe essere in questo range. Forse lui, Adriano Borges, eccolo qui, gioca nel Barcellona, una clausola rescissoria di 27 milioni. Sì, è lui, ho controllato anche gli altri, non c'è nessuno di interessante, è lui. Purtroppo è un giocatore che non è fortissimo, perché se ha una clausola di 27 milioni vuol dire che più o meno ne vale 15, 16, 17, 20. È vero che ha 18 anni, quindi ha un potenziale straordinario, potremmo provare a questo punto a pagare la clausola rescissoria o magari iniziare la trattativa con il club, e mettendo come contropartita il nostro Jacobs, cioè non lo volevo mettere perché comunque volevo migliorare anche la panchina, questo vale 21 milioni. Allora facciamo così, ragazzi, lo prendiamo senza mettere nessuna contropartita, magari si fa il primo anno da riserva, 20 milioni affare fatto, si fa il primo anno da riserva, così Jacobs, che è comunque il capitano, un giocatore esperto che non è vecchissimo, quindi ancora davanti a sé un paio
paio di anni a ottimi livelli. Gioca a titolare lui, così magari Borges inizia a vedere come si comporta a livello di crescita. Ruolo cruciale, 16.000 più bonus, affare fatto. Vediamo subito il suo overall, è un 78. Beh sì, ci stava subito il cambio, perché non lo so, sono ancora un po' indeciso, perché effettivamente, cioè, se facciamo giocare Borges titolare tutte le partite con il piano di crescita, con i preparatori atletici, lui diventa un fenomeno, cioè lui supera anche gli 82. Invece Jacobs più di così non può andare. Quindi potremmo anche prendere in considerazione l'idea di vendere il capitano e magari di acquistare un altro difensore centrale più debole, tipo 76-75, che ci fa poi da panchinare. Abbiamo comunque ancora abbastanza budget e quindi potremmo fare un altro colpo. Dove lo facciamo però il colpo? Questa è una bella domanda. Il portiere ha solo 82 di valutazione, non sta crescendo come vorrei. Potremmo anche restare così, ragazzi, perché ve l'ho detto, sì, è ovvio che possiamo anche prendere un Alisson o comunque possiamo prendere qualcuno più forte, però l'ho detto mille volte e lo ripeto, la carriera è molto facile, è molto semplice, quindi cerchiamo di magari complicarci la vita, ok? Potremmo anche fermarci qui a livello di calciomercato, non fare niente e lasciar spazio ai nostri giovani di crescere, e poi magari l'anno prossimo valutiamo Andrew e Nathan, che sulla carta sono i punti deboli, oltre a Santos, ma Santos è molto più giovane di loro due, quindi in teoria è anche un potenziale maggiore, quindi in teoria dovrebbe crescere. Tra l'altro ho fatto tutti i rinnovi di contratto, tutti gli obiettivi, e il budget è comunque molto basso per poter prendere un giocatore più forte dei giocatori che vedete attualmente titolari. Questa quindi è la squadretta. Voglio un attimo vedere insieme a voi però l'obiettivo relativo al campionato, perché è sempre quello, ok? Qualificati una competizione europea, non è specificato diciamo la tipologia di competizione, di conseguenza ci va bene anche un sesto posto, e secondo me abbiamo la squadra, anzi level secondo me abbiamo la squadra per arrivare al sesto posto. Tra l'altro siamo anche in conference, quindi attenzione, perché potremmo vincere anche un trofeo molto 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 interessante. Simuliamo tutto, ma ovviamente le partite, quelle più importanti, le commentiamo insieme. Colpo di scena incredibile, siamo in Europa League, signori, siamo in Europa League contro la Roma, ottavi di finale, non siamo in conference, siamo in Europa League, passiamo il turno, quindi siamo ai quarti di Europa League. Tra l'altro in campionato stiamo perdendo qualche punto, abbiamo appena perso 2-1 con l'Inter, vinciamo però 2-1 con il Toro, occhio perché becchiamo anche l'Inter in semifinale forse di Coppa Italia, e li battiamo anche il Nizza ai quarti, 3-0 con il Venezia, passiamo il turno in Europa League, siamo in semifinale, però purtroppo non passiamo il turno in Coppa Italia, becchiamo il PSV, 3-2 la partita di andata, ora si gioca in casa dopo un 5-0 la Cremonese, 4-3 rimontiamo il PSV e quindi siamo in finale di Europa League contro il Manchester United, che viviamo insieme così, senza tagli, senza niente, 2-1 abbiamo vinto l'Europa League. Santos c'è, signori, il Santos è risorto, vittoria dell'Europa League contro il Manchester United, quindi anche una grandissima squadra. Bene, peccato solo per la semifinale di Coppa Italia, perché potevamo vincere anche questo titolo. Dopo il 2-1 all'andata purtroppo ci siamo fatti rimontare 3-1, peccato perché poteva essere un ulteriore titolo. Io sono comunque stra soddisfatto, siamo arrivati quinti in campionato e non ho fatto, anzi scusatemi, settimi in campionato, scusatemi, però non ho fatto di nuovo l'obiettivo. Cioè, però anche, allora, cioè, praticamente oltre il danno, anche la beffa, capito? Cioè la doppia beffa, perché non mi ha dato l'obiettivo, ma io ci sono, io sono in Champions perché abbiamo vinto l'Europa League. Ma nonostante questo, io comunque sono di default in Europa League / Conference League, perché siamo arrivati settimi, però l'obiettivo non me l'ha dato. E io mi arrabbio, perché questa volta siamo stati bravi e fortunati a completare tutti quanti gli altri obiettivi e quindi ci siamo salvati, la barretta è verde. Però in un'altra ipotetica simulata, questo obiettivo potrebbe fare la differenza e quindi potrebbe farci esonerare. Comunque, Borges 79, no, ma come 79? 73 settimane per fare l'upgrade, forma pessima, ma sta giocando? Sta giocando, ragazzi, ha fatto 54 partite, ha fatto solo più uno. Ma siamo sicuri che è lui la rigenerazione di Thiago Silva? Mannaggia la va. Dopo controllo, perché bisogna vedere praticamente la data di nascita per capire se è lui la rigenerazione oppure no. Leonardo 29-9, bravissimo Leo. Enrique 17-3, Franca 15-12, Washington ha fatto più 3. Vi ricordate cosa avevo detto prima? Che doveva fare più 4, invece ha fatto più 3. E allora ti svingolo perché sei una pippa. No, non è vero, bravo comunque, 95, praticamente uno dei migliori al mondo, infatti, incredibile. Incredibile veramente la crescita di Washington. Io non so davvero da che cosa dipende, perché sì, ok, è vero il baghettino del cambio ruolo, però mamma mia, cioè lui sta performando praticamente in tutto, pazzesco, 95, 21 anni questo Washington, giocatore che nella vita reale appartiene al Chelsea, e mamma mia, 21 anni, 95.
impressionante. Fatto sta che siamo in Champions League, abbiamo vinto anche l'Europa League e quindi questa stagione per me è stra positiva. Occhio però all'incognita Borges, perché l'anno prossimo giocheremo la Champions League e quindi per forza di cose un upgrade in quella posizione va fatto. Il problema è che se vogliamo fare l'upgrade i giocatori sono quelli, Marquinhos eccetera eccetera, non mi va di rovinare questo progetto prendendo un Marquinhos. Vediamo, adesso avanziamo, iniziamo insieme la quinta stagione se non erro, credo di sì, la quarta, la quinta, la sesta, la settima, ormai ho perso il conto. Avanziamo insieme e controlliamo la data di nascita di Borges per capire se lui o no la rigenerazione di Thiago Silva. Data di nascita di Borges 19 dicembre, signori, non è lui, non è lui, abbiamo sbagliato rigenerazione, mannaggia la vacca. Thiago Silva è nato il 22 settembre, quindi bisogna cercare un difensore, ma non è che non si era ancora ritirato Thiago Silva, perché io comunque li ho cercati tutti quelli lì. No, Thiago Silva non c'è più, quindi in teoria adesso dovrebbe esserci, controlliamo. Abbiamo un problema, non l'ho trovato. Signori, sono qui da mezz'ora a cercare praticamente tutti quanti i giocatori brasiliani, a vedere anche la data di nascita, però non c'è nessuna data che corrisponde, quindi forse, non lo so, è nato troppo scarso e di conseguenza, non lo so, ancora non riesce appunto a uscire e quindi non si trova. Nel senso, ce ne sono talmente tanti, non è che li ho controllati tutti, ho controllato quelli più forti, quindi boh, non lo so. Fatto sta che il nostro budget è questo, 92 milioni, abbiamo bisogno per forza di cose di un difensore centrale più forte, quindi sapete cosa facciamo? Andiamo su Ibanez, che gioca alla Lazio, incredibilmente, è un 84, ha 28 anni, lo prendiamo, non è un colpo alla Marquinhos, ovviamente, che non voglio fare, ma è un giocatore che comunque ci permette di fare un piccolissimo salto di qualità all'interno del nostro reparto difensivo. Mettiamo il portiere come contropartita, Brown, vediamo un po' quanti soldi vogliono, vogliono 49 milioni, affare fatto, possiamo anche accettare. Ibanez quindi diventa il titolare, abbiamo quindi il nostro difensore centrale, il fake di Thiago Silva, Borges, che diventa riserva, di conseguenza miglioriamo anche la panchina e il resto dei soldi li utilizziamo come sempre per rinnovare tutti quanti i contratti in scadenza e per fare gli obiettivi. Sto cercando di muovermi in questo modo perché, ripeto, non voglio fare comunque una squadra scontata, voglio cercare di prendere giocatori interessanti, giocatori giovani, giocatori diversi rispetto a quelli che si prendono sempre. E cosa molto molto importante, non ci dimentichiamo che tutti quanti i giocatori che abbiamo in rosa sono giocatori giovanissimi, quindi anche se non facciamo effettivamente nessun upgrade, comunque lo fanno loro l'upgrade, quindi Franca diventa un 89, Enrique un 93, Santos un 84, quindi comunque è come se effettivamente gli acquisti li facessimo. La squadra comunque è questa qui, io sono soddisfatto, devo fare però tutti quanti gli obiettivi e una cosa però insieme a voi la voglio vedere, ovvero che cosa ci chiede la società in Champions e in campionato. In Champions qualifica, anzi in campionato qualifica una competizione europea, va bene, anche l'Europa League va bene, e devo raggiungere i quarti di finale di Champions League. Ok, secondo me non sono obiettivi impossibili, anzi sono obiettivi che secondo me sono anche facili, soprattutto quello relativo al campionato, cioè abbiamo una squadra veramente molto 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 forte, un 95, un 88, un 92, sicuramente nella vita reale una squadra così non ha come obiettivo quello di arrivare sesta, però va bene così, contenti loro, contenti tutti, faccio gli obiettivi, faccio ogni cosa e ci vediamo poi durante la simulata perché le partite di Champions le commentiamo insieme. Mi sono dimenticato però della Supercoppa, avendo vinto ovviamente l'Europa League abbiamo la Supercoppa europea contro il Chelsea e questa partita la voglio assolutamente vivere insieme a voi. La squadra è questa qui, uguale a prima, e la viviamo questa volta all'interno della simulazione veloce con Antoine Griezmann titolare lì davanti e attaccante del Chelsea, che è calato però porca miseria, è calato abbastanza. Andiamo quindi alla simulazione veloce, vediamo un po' chi la spunta. La spunta il Santos, siamo una squadra forte, siamo una squadra molto 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 forte. Doppietta di Franco, di Franca, e gol di Leonardo, l'attaccante che gioca nella vita reale nel Santos. Bene, quindi Supercoppa europea portata a casa, abbiamo vinto contro la squadra che l'anno scorso ha vinto la Champions League. Questo vuol dire che siamo in grado di vincere la Champions League. Prima partita di Champions contro il Siviglia 1-1. Non ho visto ancora il girone, quindi lo vediamo insieme. Bayern Monaco, mamma mia, Siviglia e Bayern nel girone. Partita in casa che pareggiamo 2-2, quindi due punti conquistati nelle prime due giornate. La terza squadra del girone è il Celtic. Allora, il Celtic lo sfidiamo due volte di fila, quindi per forza di cose bisogna fare 6 punti. Vinciamo 2-0 la prima partita. A circa 14 giorni c'è il ritorno in casa. Se li battiamo, secondo me ce la facciamo, 2-0. Bene ragazzi, bene. Siamo praticamente quindi ad 8 punti e abbiamo ancora due partite, ci sono buone possibilità quindi di passare il girone. Poi passarlo come primi, come secondi, cioè sinceramente non mi importa. Vinciamo a
addirittura 3-1 in casa del Bayern Monaco, mamma mia. E quindi mi sa che siamo primi. Vediamo un po' l'ultima partita con il Siviglia in casa, la perdiamo 2-0. E attenzione, perché questo quindi potrebbe compromettere il primo posto nel girone. Mi fermo un attimo adesso, non a Natale, facciamo le feste, facciamo Capodanno, si gioca il primo dell'anno, bene. Mi fermo adesso, poco prima della partita contro la Juventus, per vedere un attimo il girone, per fare un recap e per capire come siamo messi. Nel frattempo secondi in campionato, a un punto dall'Inter. E abbiamo beccato l'Aston Villa, mi sa che siamo passati come primi, 11-11, 6-4. Quella vittoria importantissima contro il Bayern Monaco ci ha permesso di passare il turno come primi. Tra l'altro il Bayern Monaco ha beccato il Manchester United. Ok, noi l'Aston Villa, e signori, è un turno che dobbiamo assolutamente passare. Stiamo avvicinando alla prima partita, l'andata si giocherà in trasferta. Vediamo un po' come finisce, 3-1, mamma mia. Ipotechiamo già forse il passaggio del turno facendo 3 gol in casa dell'Aston Villa. Bene, a questo punto la partita in casa non dovrebbe essere un problema. Finisce 4-1, passiamo il turno e quindi siamo ai quarti di Champions League. Dove becchiamo il Milan, 2-1 la partita d'andata in casa. Adesso ci gioca a San Siro il ritorno, 4-1 è finita ragazzi, 4-1 è finita. Siamo in semifinale di Champions League, dove becchiamo il Real Madrid di Carlo Ancelotti, di Vinicius Junior. Finisce 2-1 la partita al Bernabeu, mamma mia signori, e poi la partita in casa finisce 3-2, siamo in finale di Champions League, mamma mia, siamo anche in finale di Coppa Italia, che vinciamo ai rigori. E attenzione signori, stop, la finale contro il Manchester City, 3 giugno 2028, avanziamo fin qui, abbiamo vinto anche la Coppa Italia, attenzione al triplete. Andiamo subito a visionare la classifica, perché siamo arrivati... Cosa? Quinti! Madò, quinti, ragazzi, fuori dalla Champions. Se non vinciamo la Champions League non giochiamo neanche la prossima stagione. Incredibile, cioè non la giochiamo. Ma è pazzesco, ma com'è possibile? Eravamo tipo secondi, a meno uno dall'Inter. Tra l'altro vince la Juventus a pari punti, 83-83. L'Inter in vantaggio anche per quanto riguarda la differenza reti, con 70 gol fatti, quindi più 2. Però gli scontri diretti hanno fatto la differenza. Peccato, cavolo, peccato. Perché, vabbè, ok, va bene, non è che dovevamo fare il triplete, l'obiettivo che mi sono fissato all'inizio di questo video è quello della Champions League. Però comunque ci tenevo almeno arrivare in top 2, top 3, top 4, ma non quinto, cavolo. Comunque, visioniamo la squadra prima della simulata. Eccola qui con Washington 96, Leonardo 90, Franco 89, Enrique 94. Gomez non è cresciuto. Diamo un'occhiata anche al difensore centrale Borges, 80, ha fatto più 1. Niente, Vanderson 92, Arthur 87, Andrew 85, Nathan capitano 85. Va bene, siamo pronti per la finale. Prima di giocare la finale visioniamo anche la formazione del Manchester City, con Haaland titolare davanti, Çalhanoğlu titolare a centrocampo. Una squadra abbastanza pericolosa, ma noi signori non abbiamo paura di niente e di nessuno con il nostro Leonardo 90 e Washington 96. Andiamo subito al risultato. La finale finisce 2-1, doppietta di Leonardo. È giusto così signori, è giusto così, è il giusto finale di questo video, con doppietta di Leonardo, il giocatore che gioca per davvero nel Santos, nella vita reale. È un classe 2003, è un talento incredibile, già adesso ha un valore di circa 20 milioni ed è un 2003, quindi tanta roba. Molto bene, allora questo percorso finisce qui con il Santos che prima retrocede, stessa cosa accaduta nella vita reale, poi risale e addirittura vince la Champions League battendo il Manchester City. Concludiamo vedendo un attimo le statistiche, perché il capocannoniere di quest'annata è Leonardo, è proprio lui che ha fatto più 2 con 90 di valutazione, Franca 89 più 2, Washington addirittura 96 come abbiamo visto prima, con 14 gol e 9 assist, Enrique 11-9 e Vanderson 9-9 da terzino. Raga, da terzino ti fa 9 gol e 9 assist, qualcosa veramente di micidiale. E tra l'altro è un 92 addirittura, mamma mia che formazione. Quanti giocatori sopra il 90? 1, 2, 3, 4, 4 giocatori sopra il 90, 1,89, 2,88 e diversi 85, che sono poi quelli che purtroppo non sono cresciuti e che non siamo riusciti a sostituire. Cioè sì, potevamo prendere Marquinhos eccetera eccetera, però comunque volevo vincere con questi giocatori qui. E allora signori, io vi saluto e vi ringrazio per aver visto questa rebuilding del Santos dal primo fino all'ultimo minuto. Alla fine ce l'abbiamo fatta, non dividerò il video in due, metterò un video singolo, anche se magari dura qualcosina in più, però non mi interessa, non lo voglio dividere in due parti, tutto in un singolo video. Qui dal Santos campione del mondo è tutto, ci vediamo stasera con il Cambridge, mi raccomando signori, solo per i fedelissimi. Bella!